Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo per parlare dei mondiali. Oggi questo è l'unico video che riuscirò a fare oggi, purtroppo per vari impegni e non riuscirò a fare video post-Giappone-Belgio, a meno che non ci saranno sorprese clamorose, forse riuscirò a farlo verso tardi, ma non credo, sinceramente. E niente, parlando della partita di oggi, il Brasile passa il turno. Si qualifica per i quarti di finale battendo il Messico per 2-0. Io credo vittoria alla fine meritata, perché comunque sì, è vero, il Messico il suo ha fatto, ha provato a fare la sua partita, è partito a mille, però il Brasile tecnicamente non si discute e anche come organizzazione non è male. Questo Brasile è forte, non c'è niente da fare. Non so se vincerà il mondiale, perché il calcio è uno sport veramente molto molto strano. È molto molto particolare, è proprio un torneo a parte, il mondiale, dove tutte le partite sono storie a sé. Quindi magari abbiamo visto ieri la Croazia, che è nettamente più forte della Danimarca, però è arrivata ai rigori. Abbiamo visto la Spagna, che ha fatto 400 tiri con la Russia, non è entrata, tenendo un possesso palla enorme. Insomma, direi che alla fine il mondo del mondiale è veramente mondo del mondiale, scusa, sono ripetitivo. No, dicevamo che appunto il torneo mondiale è veramente una cosa così, così particolare che non puoi fare un pronostico secco, dire ah, vince uno, vince l'altro. Fatto sta che sono contento che sia passato il Brasile per Douglas Costa, che potrebbe recuperare per i quarti, me lo auguro. E niente, niente, oggi sicuramente il miglior giocatore in campo credo che sia stato Neymar. Per quanto sia odioso, antisportivo, sempre per terra, però tecnicamente credo che solo un folle potrebbe discuterlo. Oggi gol e assist. Assist non so quanto voluto, sinceramente. Devo essere sincero, perché secondo me quello è più un tiro in porta che il portiere Ochoa ha deviato e Firmino l'ha buttata dentro. È stato bravo a farsi trovare pronto anche sul tiro sul passaggio di Firmino. Insomma, alla fine il Brasile comunque si è visto. Appena il Messico ha calato un po' l'intensità, il Brasile è venuto fuori e ha giocato un gran calcio. Quindi, poi paradossalmente, la difficoltà del Brasile è fare gol, cioè che sembra la cosa più assurda. Gli manca probabilmente il vero attaccante, no? E, che ne so, se Diego Costa avesse giocato per il Brasile, secondo me. Brasile sarebbe veramente una squadra mostra, perché effettivamente è così. Ha tanti giocatori, tante seconde punte, tanti esterni, pochi giocatori che realizzano. Però ecco, una volta che Brasile ti va a segnare, poi è dura recuperarlo, perché sono forti in contropiede, forti nel palleggio, forti a tenere palla, forti in difesa, perché comunque Thiago Silva, non si discute, e Miranda, nei tornei brevi, insomma, anche se hanno un'età non più giovanissima, magari in una stagione faticano, ma in dei tornei così secchi, brevi, danno il meglio di sé. Quindi hanno un ottimo portiere. Si è fatto male Marcelo, entra Felipe Luis, che comunque, ragazzi, è anche lui un signor terzino. E niente, alla fine il Messico se ne va a casa. Ha fatto un buonissimo mondiale, ma questo Brasile, onestamente, è tutta un'altra cosa. E niente, ragazzi, io chiudo qua il video. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!